E benvenuto a Paolo Proli, Head of Retail Distribution di Amundi. Vogliamo capire con lui, alla luce di quelli che sono gli spunti offerti dal mercato anche inizio anno, come si colloca la vostra proposta commerciale. Allora, nel 2019 stiamo affrontando il mercato e la consulenza nei confronti del portafoglio dei clienti seguendo tre grandi direttrici. La prima è il recupero del mercato emergente in termini di valorizzazioni, normalizzazione dei corsi e anche delle valute locali, per cui abbiamo prodotti significativi sia local currency, hard currency, ma anche blended, ma anche la possibilità di fare delle strategie a maturità, quindi a scadenza, sul Silk Road ad esempio, sulla via della seta. Quindi riteniamo che India e Cina siano driver fondamentali di crescita per i prossimi anni, infrastrutture e internal demand, tematiche importanti da inserire in portafoglio. Secondo tema, il rendimento obbligazionario, che ovviamente vede una curva americana che oggi ha ricapitalizzato un suo valore a scadenza, quindi da questo punto di vista poter portare prodotti con Amundi Pioneer di Boston alla nostra clientela, sia in termini di income opportunity, quindi di generazione di reddito, che di posizionamento sulla curva obbligazionaria, magari non a yield in questo momento perché siamo comunque a fine ciclo, ci sembra molto interessante. Ultima tematica, seguire i trend e le tendenze di lungo corso, magari anche con piani di accumulo, cioè spostare il portafoglio azionario verso tematiche non solo geografiche e settoriali, ma anticicliche di lunghissimo corso. Pensate ad esempio all'evoluzione demografica, all'invecchiamento della popolazione perché c'è una maggior longevità, pensiamo ai cambiamenti dovuti alla disruption tecnologica dei modelli di business, alla digitalizzazione, pensiamo soprattutto anche al cambiamento climatico e alla sostenibilità dei modelli di business, soprattutto di quelle aziende che ci aiutano a trasformare l'energia da carbon fossile a energia rinnovabile.